Ciao ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus. Ritorniamo sempre qui con Skylanders Imaginators con una nuova unboxing. E sì, ve l'avevo naturalmente promesso che dopo Natale avremmo sicuramente unboxato un nuovo livello con un nuovo personaggio e un nuovo cristallo. Ci sono stati un poco di ritardi, purtroppo l'influenza incombe in tutte le direzioni. Ho avuto anche un po' di mal di schiena, vabbè. Comunque, meglio tardi che mai. Nuovo livello, questo è uscito, se non ricordo male, intorno al 9-10 di dicembre. All'interno troviamo un nuovo personaggio, un nuovo cristallo, cristallo dell'aria, e naturalmente poi il componente per sbloccare il nuovo livello, che si dovrebbe chiamare, se non ricordo male, la foresta incantata degli elfi. Una roba del genere. Naturalmente, sicuramente ci andremo a visionare in lungo e in largo. Quindi, non ci perdiamo in chiacchiere, naturalmente andiamo subito ad aprire la scatola e vediamo il nostro sensei, soprannominato Boom Blom, un altro ninja della vita. Non so per quale motivo, ma Skylanders ci ha dato veramente molto dentro con i ninja. Comunque, apriamo la scatola. Mi avete chiesto spesso e volentieri di farvi vedere come apro la scatola. Ecco, vi accontentato. Naturalmente, se ci metterò tipo 30 minuti, tipo come sto facendo in questo momento, cercherò un pochettino di velocizzare. Allora, vi dico la verità, di solito non ci metto tutto questo tempo, però magari è probabile che forse emozionato ci impiegherò più tempo. Cerco sempre di non rompere la scatola e quindi di aprire in maniera molto lenta, anche se, come già vi ho detto in precedenza, i personaggi sono ben stretti, quindi state tranquilli, non si rompe niente. Ok, la scatola, bello lo sfondo dietro, la sposto e la metto qua. Esce sempre un libretto illustrativo, niente di particolare, che possiamo anche tranquillamente gettare. Allora, il consiglio che vi do, io di solito così l'apro, facciamo la figurina, lasciamo perdere. Ok, iniziamo un po' a fare un po' di forza lentamente, soprattutto per quanto riguarda il cristallo, perché si potrebbe rompere. Ok, ora capite perché io velocizzo, sto avendo molto più difficoltà del solito. Allora, mollo un attimo il componente per bloccare e iniziamo subito a liberare. Ok, abbiamo liberato il personaggio, siamo a metà strada perché ho liberato anche il cristallo dell'aria, eh? Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Eccoli qua, tutti e tre i componenti, ve li metto qui così davanti. Fichissima questa cosa. Sto scherzando, non si punge. Comunque, ci andiamo a visionare i tre componenti nel dettaglio, molto ravvicinato come al solito. Quindi partiamo naturalmente con il sensei. È un sensei della classe ninja vita, un ninja della vita, sensei Boom Blom. Naturalmente ve lo faccio vedere bene nei minimi particolari, nel dettaglio. Allora, vi dico la verità, è molto figo non solo il fatto delle spine che abbiamo ravvicinato molto da vicino, ma mi piace anche il fatto di questa cosa, credo che sia una sorta di fiori. È fatto sempre molto bene. Però vi dico la verità, sono un poco deluso perché mi sarei aspettato un personaggio diverso. Non lo so, tipo, non dico forse un attaccabrighe, mi sarei aspettato forse un bazookista, ecco. Vi dico la verità, mi sarei aspettato forse più un bazookista. Vabbè, lasciamo perdere, comunque il personaggio è veramente molto molto carino e fatto molto bene. Passiamo a questo punto al cristallo. Naturalmente il cristallo forse non è niente di particolare, un po' diverso dagli altri, forse sì, dico la verità, è diverso dagli altri, è un cristallo dell'aria, anche se tra i vari cristalli che ho acquistato forse quello più bello secondo me è proprio quello della luce, però anche questo è molto bello. Non so ancora quale personaggio andare a realizzare, ne sono rimasti pochissimi, vi dico la verità, ero indeciso fra bazookista e cavaliere, quindi scrivetemi sotto nei commenti quale potrebbe essere la prossima scelta. Ed infine poi vi vado a far vedere anche da vicino il componente che servirà poi a sbloccare il nuovo livello. Non sono niente di particolari, diciamo, sono fatti sempre in materiale molto resistente, sentite penso anche dal rumore.
posizionandolo sulla base si andrà poi a sbloccare il nuovo livello. Naturalmente ragazzi, spero come sempre che questo video vi sia piaciuto. Naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Fatemi sapere la vostra, soprattutto per ciò che riguarda il nuovo personaggio che potremo andare a realizzare. Vi ripeto, sono indeciso fra bazookista e cavaliere. Ci sono alcune armi di cavaliere che mi piacciono un casino e che vorrei naturalmente utilizzare. Detto questo, spero come sempre che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un commento, se vi piace. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye!